penso a questo, quanto le informazioni possono condizionare le scelte, cioè se, non so, 50 anni fa, quando è stata costruita la rete, non so quanti anni, 100 anni fa, c'erano le prime evidenze, le primissime evidenze, quelle che ha detto prima Diego, nel 1906, comunque non si poteva quindi prevedere dove sarebbero andate a finire, ma nel 1960 è uscito uno studio su una rivista inglese, che è British Medical Journal, quello a cui faceva riferimento Diego, delle miniere del Sudafrica, che metteva non solo in evidenza la pericolosità dell'amianto, ma la stretta relazione tra l'ispirazione dei fibre d'amianto e il mesotelioma pleurico. Quindi questo è il primo studio, 1960, quindi significa che siamo nel 2012, sono passati 62 anni e la lavorazione ha continuato con il fino a per altri 30 anni. Quindi è evidente che spesso le informazioni sono tenute nascoste e utilizzate magari per poter portare avanti dei profitti anche a scapito della salute delle persone, pur sapendo bene quanto certe lavorazioni siano pericolose. Stesso motivo, adesso ci troviamo di fronte all'ipotesi di un terzo valico, cioè di una scelta che coinvolge anche la popolazione, e mi pare giusto appunto informare e rendere noto quali sono i rischi. Quando un lavoro, insomma, un lavoro di questo genere viene proposto, addirittura imposto alla collettività, la responsabilità della collettività secondo me si fa particolarmente importante, soprattutto in questo caso, perché come ha detto più volte Diego, la latenza con cui l'amianto produce danno è di 20, 30, 40 anni. Quindi le scelte che noi possiamo fare oggi sono scelte che si ripercuotono assolutamente non su di noi. Se fosse un problema nostro potremmo andare tutti a casa tranquilli, perché tanto tra 40 e 50 anni, se ci viene un mesotelioma, siamo anche contenti, siamo ancora al mondo. Però queste scelte di oggi si ripercuotono sui figli nostri, sui nostri nipoti, su quelli che adesso hanno un anno o 20 anni, e quindi diciamo rischiano sulla loro pelle scelte che loro non sono in grado di fare. Ora io ho cercato di avere dei dati il più possibile neutri, e quindi la prima cosa che voglio dire è questa, ed è una pubblicazione del Ministero della Salute del 18 di settembre di quest'anno, quindi di pochissimi giorni fa. E allora, in Italia ci sono 32 milioni di tonnellate di cemento amianto da smaltire ancora, quindi abbiamo già questo grosso problema, e per i prossimi 20 anni sono ancora previsti 1000 morti all'anno. Quindi il problema, diciamo, ci portiamo dietro ancora il problema degli anni scorsi. Quindi sarebbe opportuno evitare di andare avanti, di aumentarlo ulteriormente. Adesso qui ci sono alcuni esempi di patologie. Allora, le malattie indotte dall'amianto fondamentalmente sono queste, la testosi, il mesotelioma e in parte anche un tipo di carcinoma polmonare. L'asbestosi non è altro che, abbiamo visto, le fibre di amianto sono piccolissime, pochi millesimi di millimetro. Alcune hanno caratteristiche particolari, devono avere un rapporto tra lunghezza e larghezza di 3 a 1, e questo le favorisce, come dire, la captazione da parte dei tessuti che in origine le captano per poterle poi sbaltire in qualche modo tramite delle cellule che sono un po' gli spazzini del nostro sangue e dei nostri tessuti. Però di fatto questo avviene con difficoltà, quindi gran parte di queste fibre rimangono e vengono inglobate nei tessuti, si interpongono in quello spazio che faceva vedere prima Diego tra gli alveoli polmonari e i vasi polmonari, che si chiama interstizio polmonare, si danno origine a una reazione infiammatoria che provoca l'ispessimento, la fibrosi di questo spazio. Ovviamente questo, diffuso a livello di tutto il polmone, comporta una difficoltà di scambio di aria, ossigeno-sangue, per cui fondamentalmente
il soggetto interessato va incontro all'insufficienza di tipo ventilatorio cronico, che ne compromette ovviamente insomma, la qualità di vita, la possibilità di svolgere un'attività lavorativa. Questo processo non è così lento, così lungo a manifestarsi come mesotelioma. Questo processo che magari in 10-20 anni ha già raggiunto la sua espressione massima. Tutti sappiamo che esiste una legge in base alla quale i lavoratori che sono esposti all'amianto vanno in pensione prima rispetto ad altri. Questo evidentemente è dovuto al fatto che hanno capacità produttive ridotte, quelli che si ammalano, e comunque rischio di vivere meno. Per le placche pleuriche sì, forse sono un problema che si verifica, si vede, ci sono diverse persone che hanno questo problema, però è una patologia benigna, diciamo, una patologia in cui queste fibre migrate verso la parte periferica del polmone inducono una reazione fibrosa a carico della parete della pleura, che forma una specie di guscio d'uovo, diciamo, di corazza, anche abbastanza estesa. È ovvio che comunque la pleura è una struttura elastica, una struttura che consente al polmone di espandersi, e questo, quando viene comunque compresso dentro una struttura rigida, perde funzionalità. Anche lì si può andare contro l'insufficienza ventilatoria di tipo restrittivo, però a volte si trova calcificazioni, però queste sono patologie benigne che non comportano poi gravi conseguenze per la vita. Poi veniamo al mesotelioma invece, che è senz'altro quello che più fa paura, come dicevo prima, 3,4-3,6 casi ogni 100.000 uomini e 1,5 ogni 100.000 donne in Italia all'anno. La provincia di Alessandria, 16 casi ogni 100.000 abitanti degli uomini, 13 nelle donne. Allora, l'aspetto, diciamo così, perlomeno di inizio di questo tumore è un po' simile a quello che si verifica nelle placche pleuriche, cioè un ispessimento di questa membrana o di queste due membrane che sono la pleura parietale e la pleura viscerale, che permettono al polmone di scorrere con l'interposizione di una piccolissima quantità di liquido sieroso. Comunque, nel caso del mesotelioma si inizia con questo espessimento pelvico, la reazione dell'organismo provoca la formazione di liquido, questo liquido sieroso, come potete vedere, nelle pleure diventa una quantità esagerata di litri di liquido che praticamente impediscono al polmone di espandersi e quindi genera un'insufficienza respiratoria. Lì nel cerchietto vedete la parte nera grossa è un polmone destro, dall'altra parte il polmone sinistro, e la parte nera è quello che rimane del polmone, la parte sottostante è tutto il tessuto neoplastico e il liquido e l'innalzamento per. Ovviamente poi ci sono tutta una serie di sintomi che possono all'inizio essere anche abbastanza sudori e magari non indirizzare subito la diagnosi: tosse, stanchezza, perdita dell'appetito, sono sintomi generici. Poi ovviamente oggi come oggi la diagnosi non è difficile, anzi se ci mettiamo insieme la pregressa di infezione all'amianto, quando questa è conosciuta, e un attacco del torace, la diagnosi fa. Ovviamente una volta fatta la diagnosi si sta a guardare, perché la sopravvivenza medica, la diagnosi non supera l'anno, terapie efficaci non ce ne sono, rarissimamente si può, se si ha la fortuna di arrivare molto presto, intervenire chirurgicamente, ma è quasi sempre un successo. Non esistono terapie efficaci, quindi la diagnosi di mesotelioma è praticamente una diagnosi di morte certa. Sono pochissimi i casi che riescono a sopravvivere qualche anno, insomma. Poi altra patologia che sicuramente è influenzata dall'aver
considerato amianto è il carcinoma del polmone, in particolare l'adenocarcinoma, che è un tipo di tumore fino a pochi anni fa non frequentissimo, non necessariamente correlato al fumo di sigaretta, anche se comunque il fumo di sigaretta è senz'altro un fattore ulteriormente favorente, cioè l'associazione di amianto e fumo di sigaretta sicuramente peggiora le cose. È un tipo di tumore, questo, a prova di questo l'incidenza è elevata maggiormente tra le donne piuttosto che non tra gli uomini. Attualmente rappresenta circa il 30% dei tumori polmonari, direi che 20 o 30 anni fa forse rappresentava il 10%, non so, direi che forse ci sono anche altri fattori che influenzano questo, tipo io faceva prima a vedere l'esposizione al radon, che è un gas naturale che viene emesso dai terreni, diciamo, miti di... anche questo rispetto all'esposizione all'amianto ha una latenza di almeno una ventina d'anni. Per questi forse un pochino più possibilità terapeutiche ci sono, come polmonare può anche essere trattato chirurgicamente se diagnosticato nelle fasi precoci, poi sono opzioni terapeutiche diverse, la radioterapia, chemioterapia, comunque è sempre un problema serio. La possibilità di limitare il rischio, come diceva Diego, non esiste un limite di esposizione sicuro, nel senso che anche una singola fisioterapia di amianto può essere responsabile. Vabbè, questi sono forse esposizioni di tipo lavorativo. Io qui anche. Sì, vi dico ancora due cose io. Sempre per